Questa è una storia lunga 100 anni. La storia di una famiglia, sì, è vero, ma anche e soprattutto la storia degli artisti di strada che portavano fino ai borghi più remoti la lingua italiana e la cultura e intrattenevano il pubblico. Questa è stata la vita di Raffaele De Rosa e Maria Giuliani e dei loro 11 figli. Attraverso le loro peripezie si ripercorre un secolo di storia italiana vissuta tra la gente e dalla parte della gente. Sono Renato De Rosa. Mary era cugina di mio padre. Viveva da sola a Venezia. Era la vedova di Mario Dinon, meglio conosciuto come il pittore della laguna. Un giorno Mary mi disse: sono vecchia, Renato, e non mi resta molto da vivere. Non ho figli né nipoti, però ho raccolto del materiale sui fratelli De Rosa, ricordi, fotografie, documenti. Vorrei che tu portassi avanti il mio lavoro. Devo sinceramente ammettere di non aver dato troppo peso alle parole di Mary, anche perché i De Rosa, come del resto tutti i figli d'arte, vivevano recitando e recitavano vivendo. Ed era perciò difficilissimo capire quando stavano parlando realmente o quando invece stavano interpretando una commedia, un dramma. Acconsentì, ma senza troppa convinzione. E quando il plico arrivò, gli detti un'occhiata distratta e lo chiusi in un cassetto. Pochi mesi dopo Mary morì e ci rimasi male, molto male, perché non le avevo creduto. Prima o poi mi ripromisi, aprirò quel cassetto e darò un'occhiata a quel materiale. Non mi ero mai interessato molto alla storia di famiglia. Ma poi un giorno, un bel giorno, era la vigilia del Natale del 2014, sì, mi decisi di aprire quel famoso cassetto. Mi bastò sfogliare qualche pagina e ai miei occhi presero vita i frammenti di un mondo strano, strano e misterioso, un mondo che andava svanendo, dissolvendosi nelle nebbie del tempo. Le straordinarie vicende dei fratelli De Rosa, iniziate nell'antico mondo feudale e contadino del Mezzogiorno, si stavano concludendo negli anni del boom economico. Capii che era venuto il momento di mantenere fede alla promessa fatta a Mary. Non ci impiegherò più di una quindicina di giorni, mi dissi. E invece sono passati quasi 7 anni. E quel mondo, che parla delle mie origini e della magia del teatro itinerante, è proprio ciò che vedrete qui, stasera. Maria Giuliani. Nacqui il 25 luglio del 1855 a Mongiana, nelle Serre Calabre. Ma il mio paese natio è stato determinato semplicemente dal caso, come sempre accadeva a noi attori itineranti. Mi chiamo Raffaele De Rosa, nacqui il 28 di marzo del 1836 a Barile, vicino a Melfi, nell'estremo nord della Basilicata, all'ombra del Vulture, il vulcano spento signore indiscusso di quelle terre. La mia era una famiglia ricca, grazie a mio nonno Nicola e alla sua vita avventurosa. Fu un uomo d'armi,
combatté i Borbone, poi nelle armate napoleoniche, e quindi affrontò briganti e corsari saraceni. Ma fu anche un uomo di cultura e oculato investitore, accumulò grandi ricchezze. Grazie a lui fummo galantuomini, così venivano chiamati i possidenti terrieri che vivevano delle rendite versate dai cafoni, i contadini che lavoravano nelle loro terre. Ci chiamavano scavalcamontagne. La nostra arte ebbe un nemico implacabile, il tempo, l'inesorabile dannazione della memoria. Sì, perché la nostra fama sopravviveva solo nel ricordo dei nostri spettatori e moriva con loro. Questa è stata la fragile, tragica grandezza del teatro, ma anche il suo fascino. E comunque questo a noi bastava, perché la nostra gloria era l'applauso di una cinquantina di persone, a Guardia Grele, a Pollenza o a Radicofari. Ho visto tanti paesi e ho conosciuto tanta gente. Ho vissuto molte vite oltre la mia. Ci chiamavano scavalcamontagne perché la nostra vita era un continuo girovagare da un paese all'altro, spesso lungo strade tortuose. Pensate, ci spostavamo su carri e anche a dorso di muli e ci portavamo appresso i grossi bauli di legno scuro che contenevano tutti i nostri averi e anche gli strumenti di lavoro che in definitiva erano la medesima cosa. Mio nonno morì poco prima della mia nascita, quindi non lo conobbi, ma accese ugualmente in me la fantasia per le sue gesta e per le storie che si raccontavano in famiglia, di come si accendeva il sigaro con una banconota, o quando faceva prendere aria la sua collezione di monete stese su bianche lenzuola nel cortile. Ma i bei tempi volgevano al termine, i beni di famiglia si stavano dissolvendo per troppi eredi. Per la mia generazione era tempo di trovare dei lavori dignitosi e i miei genitori mi instradarono. Io, futuro notaio di Barile, ma un bel mestiere, non lo metto in dubbio, ma era l'ultima cosa che avrei voluto fare. Non ho mai avuto una casa, così come i miei genitori, i miei nonni e così via, a risalire nelle generazioni. Fummo gente senza radici, che visse viaggiando e viaggiò vivendo. Un giorno, nel 1873, arrivammo a Melfi, una piazza importante. Mio padre, Luigi Giuliani, capo comico, gli riponeva discrete aspettative e non poteva certo immaginare cosa gli sarebbe capitato tra capo e collo per colpa mia e di Raffaele. Amavo l'arte e l'avventura e volevo girare il mondo, ma mio malgrado mi ritrovai relegato nell'austero seminario di Melfi, costretto a studiare cose che non mi interessavano, per diventare quello che non avrei mai voluto essere. Ma fortunatamente la salvezza arrivò quando giunse in città la compagnia teatrale Luigi Giuliani. Si chiamava Maria ed era la figlia del capo comico. Eh sì, 20 anni lui, 18 lei. Lui assiste a tutte le rappresentazioni, tutte, 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 si spella le mani per applaudirla.
Poi inizia a corteggiarla con mazzi di fiori e infine le chiede un appuntamento. A lei, quel ragazzo gentile ed educato, piace e commette l'errore di accettare il suo invito, naturalmente di nascosto a suo padre Luigi, perché non bisogna mai dare confidenza al pubblico e le attrici devono mantenere un contegno di assoluta moralità. Fatto sta che i due ragazzi si innamorano. Raffaele è innamorato di Maria e del teatro. Ma se più dell'uno o dell'altro, questo non ci è dato sapere. Torna in paese e annuncia la sua decisione. Lì per lì non gli credono, Raffaele è un burlone, se n'è inventata senz'altro un'altra delle sue. Poi piano piano capiscono che sta parlando sul serio e scoppia il dramma. Ci provano tutti a farlo ragionare, i genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici, anche il parroco e il sindaco, ma niente da fare. Don Michele, suo padre, arriva la terribile minaccia. Se sposi quell'attrice ti diseredo. Ma lui risponde tranquillamente. Dei soldi non mi importa nulla. Raffaele è ostinato come tutti De Rosa. Fa le valigie, fugge di casa e come un segugio si mette sulle tracce della compagnia e la trova. Ah, disgraziato, ma come ti permetti di presentarti qui? Grida il povero Luigi, che si trova tra i piedi un giovanotto senza arte né parte, una bocca in più da sfamare. Ah, ma tanto si stancherà presto, non riuscirà ad adattarsi alla dura vita dei teatranti. Ma passano i mesi e lui è sempre lì, umile e disponibile. Senza mai una protesta, senza mai un lamento. Alla fine Luigi si rassegna e capisce che Raffaele è ormai uno di famiglia. Gli anni passano, nascono i primi figli. Ida, Michele, Giorgio, Armando. Alla fine saranno 11, forse 12. Perché del primogenito, morto nella prima infanzia, non è rimasta traccia, neppure un nome. Dall'unione tra l'arte teatrale dei Giuliani e la nobiltà dei De Rosa nasce un nuovo modo di concepire il teatro. Sì, perché al mestiere si unisce la coscienza di essere gli unici a diffondere tra il popolo la cultura e il sapere. Passano gli anni e quando i figli crescono, Raffaele e Maria fondano una propria compagnia. In quel periodo muore Don Michele De Rosa. È un duro colpo per Raffaele, che ancora sperava in una riappacificazione. Ai funerali, la madre gli comunica che è stato perdonato e reintegrato nell'eredità. Così d'improvviso si ritrovano proprietari di una bella casa e di terre da coltivare. È una grande novità, soprattutto per Maria, che in vita sua una casa non l'ha mai avuta. Potrebbero fermarsi, smettere di recitare, ma no, la loro vita è il teatro. Fanno i bagagli e ripartono. Si spostano man mano verso nord, l'Umbria, la Toscana e poi l'Emilia. Intanto i loro 11 figli crescono, ovviamente ognuno con la propria personalità. Restano tutti in arte, tranne due, Ida e Alfredo, che faranno altre scelte. Mai male.
In Italia c'era crisi e decisi di emigrare in un nuovo mondo, dove sposai mio cugino, emigrato prima di me. Non tornai più in Italia e non recitai mai più. Quindi fui prima figlia d'arte, moglie e madre in America. Feci la mia scelta e trovai ciò che desideravo, un bravo marito, dei figli meravigliosi, una serenità economica. Ma tutto ciò non riuscì a colmare tutto quello che avevo perso. Se non fossi partita, l'avrei rimpianto per tutta la vita, come rimpiansi per tutta la vita di aver lasciato la famiglia e l'arte. Mi chiamo Michele De Rosa. A 22 anni decisi di lasciare la famiglia ma per accompagnare Ida in America. Trovai lavoro in una fabbrica di parrucche e quel lavoro mi piaceva perché mi ricordava il teatro. Fu proprio la mia esperienza teatrale che mi aiutò nell'accontentare una donna disperata che voleva a tutti i costi una parrucca da antica romana. Sì, per presentarsi ad una festa in costume. Era disperata ed avrebbe pagato qualsiasi prezzo pur di avere la parrucca. Oh, mi misi subito al lavoro e riuscii ad accontentare la signora, tanto che mi guadagnai una promozione ed un aumento di stipendio. Ma la mia vita non era solo casa e lavoro. Sì, perché un'altra grande passione infiammava il mio animo. L'ideale anarchico che avrebbe condizionato tutta la mia esistenza. Giselda Giuliani, figlia d'arte, cugina
e moglie di Alfredo De Rosa. Si dice che in ogni famiglia ci sia una pecora nera e Alfredo, il mio Alfredo, è stata la pecora nera della famiglia De Rosa. Lui fu chiaro fin da piccolissimo coi suoi genitori. Non voglio recitare e sono stufo di viaggiare. Quei poveretti. Li portò allo sfinimento, tanto che in procinto di partire per una delle loro tournée teatrali, decisero a malincuore di lasciarlo presso una famiglia di amici che viveva in campagna, ad Amatrice. Beh, lì Alfredo fu il bambino più felice del mondo e ci rimase fino ai 18 anni, quando decise che era il momento di partire per una nuova avventura. Beh, infatti a 18 anni emigrò in America. In America si fece un nome come autista, una posizione. Ma fu durante uno dei suoi viaggi in Italia per incontrare i propri cari che ci siamo conosciuti. E il nostro è stato un grande amore. La sua vita comunque è stata avventurosa, perché ha guidato i carri di birra a New York, ha partecipato all'attacco di Forte Baldissera, è stato l'autista del prefetto di ferro Cesare Mori ed ha salvato la vita a Italo Balbo. Abbiamo avuto 3 figli e lui ha dovuto cambiare spesso lavoro. Proprio per poter lavorare dovette prendere la tessera del partito fascista. Ma lui non era fascista. Ma questo, i suoi fratelli, così impegnati politicamente, non l'hanno mai accettato. Questa decisione scavò un solco ideologico profondissimo tra di loro. Ma lui lo fece per noi, per lavorare. Col tempo, però, quando parlavano di lui, dicevano con un misto di affetto e ironia: la nostra pecora nera. Tutti gli altri fratelli rimangono in arte, sono bravissimi e dovunque vadano riscuotono un successo strepitoso. Del resto hanno tutto dalla loro parte, hanno la gioventù, il mestiere, l'affiatamento, la passione. Solo la sfortuna può fermarli. L'arte dei fratelli De Rosa si scontra con le catastrofi della storia. Il 24 maggio 1915 l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale. Quel giorno la compagnia si trova a Moglia, nella Bassa Mantovana, e i fratelli capiscono subito che finiranno al fronte, tutti, tranne il più piccolo, Alessandro. La compagnia deve sospendere l'attività, e allora che fare? Raffaele ha una sola alternativa, anche se naturalmente non gli piace, ma deve tornare a Barile, nella sua casa e nelle sue terre. Tenerte siempre a fianco a me, sí, sí, con...
Ogni giorno con trepidazione l'arrivo del postino che recapita le cartoline in franchigia. Arrivano dal fronte, sono gialle con i segni neri della censura. Maria tiene la situazione sotto controllo, annotando tutte le notizie su un calendario. Ma Raffaele è un leone in gabbia, per lui Barile è il confino, la morte civile. E poi sono troppo lontani dal fronte. I figli, quando sono in licenza, hanno difficoltà a raggiungerli. Così si trasferiscono prima a Parma, poi alla Spezia, da Elvira, la sorella di Maria. Tutti i fratelli De Rosa sopravvivono alla Prima Guerra Mondiale. Tornano tutti a casa. Qualcuno è ferito, qualcuno è acciaccato, ma sono tutti vivi. Noi non ci crediamo, ma forse lassù c'è veramente un Dio che protegge i teatranti. Emilia De Rosa, l'unica femmina oltraide che in America. Nel 1915 l'Italia entrò nella Prima Guerra Mondiale e noi comici fummo i primi a pagare il prezzo di queste decisioni. Il pubblico non veniva più al teatro. Gli attori furono i primi a essere chiamati al fronte e le donne spesso furono costrette ad interpretare ruoli maschili. Io
disse a mio padre che potevo andare a lavorare in fabbrica. Ma lui no. Lui decise che sarebbe stato meglio tornare a Barile. A Barile avevamo una casa e dei terreni. Ma dopo un anno sentì il bisogno di tornare al nord. Così ci trasferimo a Parma. Dopo la guerra, nel settembre del 1919, quando finalmente ci eravamo riuniti alla Spezia. Ma cos'è il dolore di pancia e il vomito? Ma cosa hai mangiato oggi? Mi chiese mia madre. Muscoli, muscoli crudi. Alla Spezia le cose si chiamano muscoli, stavo sempre peggio. Il medico, venuto a visitarmi, scosse la testa. Furono 2 mesi di terribile calvario. Emilia se ne andò il 20 novembre 1919, tra le braccia di Armando. I fratelli, distrutti dal dolore, fecero pubblicare un articolo su Piccolo Faust. A Spezia è morta dopo 2 mesi di straziante malattia l'attrice Emilia De Rosa di anni 26. Sostenne lodevolmente il ruolo di prima attrice, dando bene a sperare per le sue promettenti qualità. Di me rimase questo annuncio e poco altro. Restò lo strazio nel cuore dei miei cari e il rimpianto per una morte troppo banale e troppo prematura. Me ne andai col rammarico di non essere ritornare sul palcoscenico, su quel palcoscenico che sentivo come la mia vita. Sono Ubaldo De Rosa. Per una notte intera non ho dormito per comunicare la decisione di andare in America insieme a mio fratello. In America? Certo. Vuoi andare in America? Ma no, ma te sei così delicato, così fragile. Sono un fifone, vero? Lo dicono sempre i miei fratelli e adesso lo sento dire anche da voi. Ma non devi prenderla così, io mi preoccupo per te. Un viaggio così lungo in mezzo all'oceano. Sono nato Paolo, se è vero. Proprio per questo parto e vi faccio vedere chi è Ubaldo. Attraversiamo l'oceano per andare in America a trovare i nostri familiari. Ma 6 mesi più tardi ero davanti alla locandina della compagnia Raffaele De Rosa, affissa sul portone di un teatro di un paesino delle Marche, sì. Sorrisi ed entrai. I macchinisti montavano le scene. Gli attori provavano i costumi e ripassavano la parte. Ubaldo, gridò mio padre, c'è Ubaldo! Baci, abbracci. Non mi trovavo bene in America, dissi, ma in verità è che sentivo troppo la mancanza per i miei cari e per il teatro. Sapete, dopo la prima guerra mondiale, capita una cosa strana ai fratelli De Rosa. Sì, perché 6 di loro, tornati dal fronte, in attesa di rimettersi in arte, trovano impiego alle tranvie della Spezia. Sembra una sistemazione temporanea. Ma invece i fratelli De Rosa si rendono conto di avere quello che non hanno mai avuto prima. Un lavoro, la sicurezza economica, una casa. E così devono decidere, scegliere tra una vita normale e l'arte. Loro ci pensano su e poi scelgono il posto fisso. Ubaldo? Sì, cara? Una cosa importante da dirti. Che c'è? Qui a Busto c'è una novità. Stanno aprendo uno stabilimento e cercano personale. Immagino che avranno bisogno di molti attori. Guarda, che non sto scherzando, sto parlando sul serio. No, quel che volevo dirti è che io, oltre al teatro, non possiedo né arte né parte. Almeno i miei fratelli sanno guidare il tram, perché mai dovrebbero assumermi in una fabbrica? Santa pazienza!
dirigi una compagnia con più di 20 artisti. Sai mettere in scena opere di qualsiasi epoca. Parli e scrivi un italiano perfetto. Sai come si monta una scena, come si fa funzionare le luci, come disegnare un manifesto. E poi sei elegante, gentile, serio. Ma perché mai non dovrebbero assumerti? Sei molto ottimista, dissi. Ma insomma. Ma abbi pazienza, cosa ti costa provare? Male che vada ti diranno di no, mica ti picchieranno. La settimana dopo uscii vestito di tutto punto per recarmi a colloquio. Parlai dei miei interessi, della mia vita, avendo cura di dire che, diciamo, io non sapevo fare niente in fabbrica, fiducioso che in 448 mi avrebbero mandato via. E invece no, mi ascoltarono e mi fecero tantissime domande. Quando rientrai a casa, Luisa mi venne incontro e quando le dissi che mi avevano assunto, lei mi abbracciò, sorridente, ma non vide la tristezza dei miei occhi. Passarono diversi anni e un giorno le dissi: ascolta Luisa, o torniamo in arte, insomma io non ce la faccio più. La mia vita è il teatro, lo capisci, sì o no? Lei mi abbracciò ancora e finalmente tornai a fare teatro. Alle tranvie, i sei fratelli non si limitano a guidare i tram, ma coerenti col loro carattere, cominciano a fare i sindacalisti, a battersi per orari più umani e per aumenti degli stipendi, erosi dall'inflazione. Non sono anni qualsiasi, siamo nel biennio rosso, quello degli scontri sanguinosi tra i socialisti e i fascisti. Cominciano a chiedersi se non sia meglio mollare tutto e tornare a fare teatro. Manca solo un pretesto. E il pretesto arriva alle 7:50 del 7 settembre 1920. Non è una goccia, ma uno spaventoso cataclisma. È il terremoto che rade al suolo fivizzano e provoca 171 morti e 650 feriti. Basta, è ora di tornare in arte. Nell'oscurità una coppia va. Tra le siepi un nido a cercar, cela il tenebror, quel bel sogno d'or, la rivela un raggio lunare. Sogno d'or. Luna, tu non vuoi dirmi perché il tuo raggio d'argento ad amar gli amanti in vita mi vuoi tu spiegar? Senza te non si può forse amar, senza te si può più sognar, si cortese per me non brillar che la bella nell'ombra sol si fa.
sono Arturo De Rosa. In guerra la sorte era stata benevola con noi, ma nel giro di pochi anni ci portò il conto, portandosi via le donne di famiglia. Emilia, Iole è la nostra cugina, mia moglie, Irma, la moglie di Michele. Dopo un lungo periodo di riposo si è nuovamente formata la compagnia De Rosa. Riunendosi a Pontremoli. E che scrosciare di applausi per la figlia di Olio di Gabriele D'Annunzio. E tu, zio, facevi a gara con lo zio Giorgio a chi fosse più bravo, te lo ricordi, Ornella? Certo che me lo ricordo. E cosa dire della cena delle beffe di San Benelli, eh? Dove Giannetto nel finale dice: oh, natura, tu fammi almeno piangere per lo strazio di non sentire il male che ho commesso. Eccolo, giunge, mi uccide, non mi uccide, non potrà. E Neri che usciva dalla camera impazzito col suo mantello rosso e gridava: Elisabetta, bambina mia, vendetta, dove sei piccina che io ti cerco? Riuscivamo a far venire la pelle d'oca al pubblico. Sì, è verissimo, però nelle commedie brillanti Armando era insuperabile. Ma vi ricordate la sua interpretazione del Serpano d'Abruzzo, della fiaccola sotto il moggio? Forse perché noi, i Serpani d'Abruzzo, li avevamo conosciuti, veramente. Gli attori sul palco si godevano i favori e gli applausi del pubblico. Mentre Luigi, suggeritore di talento, poverino, rimaneva dentro la buca, buia, fredda e dolorosa. Il fascismo è al potere, ma i fratelli De Rosa non se la sentono di rinunciare alla loro dignità. Se lasciassero da parte i loro principi, potrebbero approdare ai palcoscenici delle grandi città e mietere grandi successi, ma non vogliono chinare la testa e continuano così a lavorare in provincia, dove naturalmente danno meno nell'occhio, e si mantengono in questo modo su di un sottile crinale tra legalità e dissenso. Attenzione, mi raccomando, ci sono alcune battute che non dovete applaudire, perché i fascisti in sala potrebbero reagire. Infatti, a Molinella, vicino Bologna, il teatro era gremito quando i fascisti fecero irruzione con le armi spianate. Si era sparsa la voce che facevamo propaganda contraria al regime. Dalla ribalta chiesi spiegazione al capo degli squadristi e la risposta fu: voi fate lo spettacolo perché lo spettacolo lo potete fare, ma se qualcosa non funziona noi spariamo. La serata proseguì in un'atmosfera surreale. Recitammo con la platea circondata dai fascisti con le armi in pugno, mentre il pubblico assisteva spaventato e indignato. Però l'applauso finale, lunghissimo e caloroso, fu il segno della vicinanza della gente e di quanta voglia repressa di libertà covasse sotto il gioco della dittatura. Sono Armando De Rosa. Un episodio simile ci capitò in un altro paese dell'Emilia. Uno squadrone fascista voleva incendiare il teatro. Radunammo tutta la compagnia al completo, con le famiglie, e poi mio fratello Giorgio andò incontro al capo degli squadristi e gli disse: e adesso, se avete il coraggio, appiccate il fuoco. Dopo una decina di interminabili secondi arrivò la risposta: ora noi ce ne andiamo, ma voi non potete rimanere qua. Quando ve ne sarete andati, ridurremo il teatro in cenere. Qui
che non potrò mai cancellare sono i ricordi della nostra infanzia. Eh sì, i cugini, le cugine, i giochi con i paesani. E poi le lunghe soste nelle stazioni. Sì, sì, perché a causa della guerra molti treni venivano soppressi e quindi noi stavamo nelle stazioni. E poi i ricordi di quei tempi, i profumi del cibo, quei panini con le cotolette fritte, cose semplici, sì, che ci preparavano le nostre mamme. Sì. E poi la dignità dei nostri genitori che mangiavano insieme a noi ragazzi, sì. La zia Nerina però no, No, la zia Nerina, lei era l'attrice snob, figurati, mai. Non si sarebbe mai abbassata a mangiare con noi sulle panche. No, assolutamente no. E poi ti ricordi le dormite? Sì, sui bauli. Dei bauli che sembravano dei letti, certe dormite. Pieni di polvere. E poi le quinte, sì, gli attori, sì. E gli applausi. Pubblico, che meraviglia, che meraviglia. Che bei ricordi. E te Ornella, io? Non fare la modesta, no. No. Te no. Eri la più disinvolta. Ma non è vero. Però quando toccava a te certe corse in bagno. Sì, ero emozionata perché mi emozionavo. Troppo sensibile. Ma tu ti ricordi invece come eravamo contente la sera quando non c'era pubblico al teatro? Sì, perché quelle dovete sapere che erano le uniche occasioni che avevamo per andare o al cinema o a ballare. Però i nostri genitori erano bravi, ci mandavano, avevano fiducia, ma alle 10 in punto a casa, altrimenti erano guai. Di corsa, se no non ci mandavano più. Che ricordi. Ma noi eravamo giovani e ci accontentavamo veramente di poco, di quel poco che la vita ci offriva. Quella volta che si mangiò tutti insieme. Ma sì! quella è stata una volta, una giornata bellissima, dove dopo aver rappresentato il Pinocchio per le scuole, andammo tutti a mangiare al ristorante. Una tavolata lunga, piena. Eravamo tantissimi, tutti parenti, tutti felici, tutti contenti che cantavamo, scherzavamo, ridevamo. Si mangiava. E le nostre mamme? Cosa facevano? Le mamme si procuravano il cibo. Quando passavano vassoi, prendevano da questi vassoi pezzi di cotoletta, di pane, di agnello, coniglio. Tutto quello che potevano. Fiaschi di vino. E dove li mettevano? Nelle borse che avevano preparato sotto il tavolo. Le mamme, c'era tanta fame e quindi fame, si metteva il pranzo. Erano le uniche occasioni che avevamo per mangiare anche la sera, perché sì, a volte sì. Non c'era. Tanti ricordi. E te cosa belli, combinavi? te pensi a quella volta? Più di una volta. Sì, va bene, quella volta è stata clamorosa, perché nella scena delle due orfanelle, pensate che mi addormentai sul palcoscenico. Dovevo essere svenuta, invece mi addormentai. Russava. Sì, che ridere ora. E noi, sveglia. Sì, e io non mi svegliavo. Poi finalmente grandi hanno rimediato e lo spettacolo è andato avanti come sempre. Ma ricordi tanti. E quanto frignavi. Ti riferisci a Dio Giovinezza. Sì, va bene, io ero... Di lacrima facile. Sì, perché ero sensibile, mi commuovevo. E quindi nella scena di Addio Giovinezza io piangevo fiumi di lacrime e non mi riuscivo a smettere. Non la finiva più. E voi a ridere dietro le quinte, ridevano, che non ne potevano più. Bei tempi. E si rideva tanto, vero? Sì. Purtroppo. Cosa vuoi? Passate alcune settimane, finito la serie degli spettacoli, con la morte nel cuore, io, le mie figlie e tutta la compagnia dovemmo lasciare il paese. Furono tanti a accompagnarci alla stazione per salutarci e per ringraziarci. Si sapeva come sarebbe andata a finire. Dopo pochi giorni,
il teatro venne distrutto dalle fiamme. Sono Giorgio De Rosa. Nella vita sono sempre stato un uomo cortese, gentile, ma quando salivo su un palcoscenico mi trasformavo in un mattatore. La mia vita è stata, sì, bella, ma anche difficile e sfortunata. La mia primogenita nacque nel 1912 a Noceto, un bellissimo paesino proprio alle pendici dell'Appennino Parmense. Io e mia moglie Ida le demmo il nome di Gigliola. Sì, proprio come la sfortunata protagonista della fiaccola sotto il moggio di D'Annunzio. La mia opera preferita. Porto sempre con me una sua foto. In questo scatto accarezzo un cespuglio di rose, indosso un abitino scuro e porto i capelli chiari che le incorniciano il volto dolce, intelligente. Sarebbe diventata una grande attrice, se solo il destino glielo avesse concesso. Si ammalò di tubercolosi ed il suo fu un addio annunciato. Morì a Marostica all'età di 16 anni. Era il 3 luglio del 1928, proprio allo sbocciare dell'estate. Per lo strazio mio, di mia moglie, ma anche di tutta la compagnia teatrale. Il giorno dei funerali le dedicammo una recita speciale. Proprio la fiaccola sotto il moggio. Era questo il modo più giusto per renderle il dovuto onore e per salutarla con un addio memorabile. Ma fu anche il più doloroso. E nonostante il dolore, non so dove e come, mia moglie riuscì a salire su quel palcoscenico ed interpretare Donna Aldegrina e si ritrovò a dire la battuta. Dove sarà Gigliola? E il suo cuore. Il momento fu straziante. Alla fine della battuta nessuno riuscì a trattenere le lacrime. Piangeva lei, piangevano gli attori sul palcoscenico, piangeva il pubblico in sala che sapeva del nostro cordoglio. E piangevo io, nascosto dietro le quinte. Ma alla fine arrivò il lungo, interminabile applauso che serbai nel cuore per tutta la vita. Thank you.
La moglie di Pietro, la donna tranviera, per il suo babbo una peperina. Alla sua mamma io non sono mai andata molto a genio e dava la colpa a me che Pietro fosse un po' una testa calda. Infatti, secondo lei, ci sarebbe voluto una moglie calma, tranquilla, riflessiva. Invece io ero più combattiva di lui. Il suo babbo, naturalmente, che non voleva mai dare contro alla moglie, diceva: ma quella è un'esaltata, è una combattiva. Ma l'hai visto l'altra sera quando ci abbiamo parlato? Ha parlato solo di rivendicazioni sindacali, di lotte, di emancipazione femminile. Ma sai, bisogna aver pazienza, cambierà. Poi lei è toscana, è dell'isola d'Elba e in Toscana sono tutte un po' matte. Io sono stata la prima donna tranviera in Italia. Alla sua mamma non sono mai andati giù quei 4 anni che io avevo più di Pietro. Non ero la moglie giusta. Ma Pietro, è vero, forse era un po' una testa calda, ma era il più dolce, il più romantico, il più appassionato, il più bello dei fratelli De Rosa. Ed io c'ero fermamente innamorata di lui. E a un certo punto della sua vita, Pietro decise di ritornare a fare lo scavalcamontagna, ripercorrendo tutti quei tratti dell'Appennino che aveva attraversato durante la sua infanzia con la famiglia. E fu proprio durante i suoi viaggi che decise di fondare una compagnia teatrale, naturalmente composta con me come prima attrice, con alcuni suoi parenti e degli attori che trovava in strada e che gli servivano per la stagione. Io, Pietro De Rosa, ero veramente uno scavalcamontagna. E giusto appunto mi viene in mente di una volta che giungemmo, era il 1927, Giudini, sì, che giungemmo a Monte Miletto, ospiti del parroco, che già quella era una novità, perché i preti erano i primi a darci addosso quando arrivavamo nei paesi, ma in quell'occasione eravamo ospiti del parroco per rappresentare in chiesa la Passione di Cristo. Era un'opera in 7 atti, che però per l'occasione dovemmo ridurre a 5, perché la compagnia era quella che era e dovetti eliminare dei personaggi per mancanza di attori. Io in quell'occasione rappresentavo Gesù e, detto senza falsa modestia, ero proprio un bel Cristo. Sì. Occhi azzurri, un bel corpo armonioso, una bella barba posticcia applicata chiaramente alle orecchie e ovviamente non potevano mancare dei lunghi boccoli biondi. Mi ricordo che la sera dello spettacolo la chiesa era gremita, ci saranno state 300 persone là dentro e i primi 3 atti in effetti si svolsero
in un silenzio quasi del tutto religioso, rotto semplicemente dal mormorio dei fedeli che recitavano il rosario mentre ammiravano estasiati al dramma. Al mio ingresso in scena, l'entrata a Gerusalemme, dal fondo della platea si levò un urlo. Chi piangeva, chi singhiozzava, chi levava gli occhi al cielo, mentre il coro delle bambine intonava l'osanna al figlio di Dio. E il resto della compagnia ne aumentava l'effetto, ne amplificava l'effetto, urlando da dietro le quinte per sfruttare il riverbero delle arcate della chiesa. Sulla croce già da una mezz'ora. C'erano voluti 4 uomini per issarlo nella parte più alta della chiesa e lui si teneva fermo alla croce con dei chiodi che sembravano proprio conficcati nelle sue mani. A un certo punto gli attori si resero conto che mancava il Marini. Dov'è il Marini? Dov'è il Marini? Avete visto Marini? Andiamo a cercare, via! Ma il Marini non poteva essere scomparso, perché dalla ribalta non era passato, dietro il palco non c'era nessuna porta. Gli attori si misero alla ricerca frenetica del Marini e per fortuna dietro un angolo videro una porticina. Aprirono la porticina e c'era una scala a chiocciola che conduceva giù nei sotterranei. E lì, immerso in una pozza di vino, completamente ubriaco, giaceva il Marini. Gli attori presero il Marini e lo scaramentarono direttamente di scena. Il Marini barcollava, completamente ubriaco, riuscì comunque a prendere la lancia e sferrare il colpo al povero Pietro, che nella finzione scenica doveva essere soltanto un lieve tocchettino, invece sferrò un colpo sordo al povero Pietro. Oh! Calmarono e in qualche modo riuscimmo a portare a termine lo spettacolo.
Negli anni a venire, però, ricordo che ridemmo di gusto, ripensando a questo episodio. La storia di Michele De Rosa è la più incredibile e misteriosa tra quelle degli 11 fratelli. Il suo peccato originale è l'ideale anarchico, un ideale puro e pacifista, che invece gli tira addosso inaudite violenze e sofferenze. Arò, in provincia di Milano, subaffitta parte del suo appartamento a un compagno, senza sapere che costui fa parte della banda di Sante Pollastri, il pericolo pubblico numero uno. Un giorno scopre che i banditi hanno ucciso due carabinieri a Meda e decide di denunciarli. La polizia, che inizialmente non gli crede, tende poi due agguati al Pollastri, senza riuscire ad arrestarlo. Michele è disperato, teme la vendetta del bandito su di sé o sulla sua famiglia. Non ha che una soluzione: lasciare Milano e tornare a fare l'attore itinerante. Ma i guai di Michele sono solo all'inizio. A Castelnuovo Magra, dove si trovava con la sua compagna, è stato arrestato oggi il capocomico Michele De Rosa, accusato di essere complice del noto bandito Sante Pollastri, arrestato in Francia alcuni giorni or sono. L'arresto sembra sia avvenuto. Un'accusa spregevole e fasulla. Pensavo che la situazione si sarebbe risolta in poche ore. Raccontai per filo e per segno tutta la mia storia, collaborando con la questura, ma precisando anche che l'accusa di Pollastri era solo un maldestro tentativo di gettare fango addosso ad un galantuomo. Niente, restai in carcere mesi. Pollastri venne stradato ed il 2 aprile del 1929 fui messo in libertà e potei così riabbracciare i miei cari. Michele, innocente, dopo aver testimoniato ai processi, viene fermato dalla giornalista che negli ultimi anni lo ha attaccato e screditato sulle pagine del Corriere della Sera, arrivando a definirlo un atto runcolo. Signor De Rosa, avete qualcosa da dichiarare per il Corriere della Sera? Sì, dichiaro che voi e il vostro giornale siete delle gran puttane! E adesso ve ne potete pure andare a fare in culo! È sollevato, Michele. Pensa finalmente di essere un uomo libero, ma non è così. Il suo calvario è ancora lungo, lunghissimo, perché la polizia del regime continua a considerarlo un sovversivo e a tormentarlo ovunque si rechi per recitare, fino a spingerlo sulla soglia della follia. Ho visto la compagna della mia vita prostituirsi per fame. Vedo mia figlia ed il suo tenero bambino di 3 anni spingersi lentamente ed inesorabilmente verso la tubercolosi. E senza poterli aiutare, per deficienza di cure e di alimenti ed altre cose atroci, cose spaventevoli. Vedo ogni giorno la persecuzione poliziesca accanirsi su di me, implacabile e spietata, contro ogni legge di giustizia e contro ogni ordine costituito, e rovinare così anche la vita delle 14 persone della compagnia della quale faccio parte. Seguirono gli anni del fascismo, seguì la guerra e seguì la vita da sfollati, a recitare nelle stalle per guadagnarsi una misera fetta di polenta. E seguì la deportazione, la resistenza, la liberazione. E poi vennero gli anni del dopoguerra, che videro il triste viale del tramonto dei fratelli De Rosa.
25 aprile 1945. Questo nostro tempo, non invidiare chi nascerà domani, chi potrà vivere in un mondo migliore senza sporcarsi l'anima e le mani. Noi siamo vissuti come abbiamo potuto, negli anni oscuri senza libertà, siamo passati tra le forche e i cannoni, chiudendo gli occhi e il cuore alla pietà. Ma anche dopo il più duro degli inverni, ritorna sempre la dolce primavera, la nuova vita che comincia stamattina, di queste mani sporche una bandiera. Non siamo più né carne da cannone, né voci vuote che dicono di sì. A chi è caduto per la strada noi giuriamo che i loro figli non sarà così. Vogliamo un mondo fatto per la gente, di cui ciascuno possa dire è mio, dove sia bello lavorare e far l'amore, dove il morire sia volontà di Dio. Vogliamo un mondo senza patria in armi, senza confini tracciati coi coltelli. L'uomo ha due patrie, una è la sua casa e l'altro è il mondo, e tutti siamo fratelli. Vogliamo un mondo senza ingiusti sprechi, c'è ancora chi di fame muore. Vogliamo un mondo in cui chi ruba va in galera, anche se ruba in nome del Signore. Vogliamo un mondo senza più crociate contro chi vive come uccide un assassino, anche se uccide in nome della pace. Divenni Elda. Come previsto da mio padre, non tornai mai più in Italia e non rividi più i miei genitori. Non salii più su un palcoscenico. In America ho vissuto una vita tristemente di felice normalità. Ma in Italia ho lasciato, oltre che al mio nome, ho lasciato una parte di me che non ho mai più ritrovato.
salvò la vita a Italo Balbo, lo fece per bontà d'animo. E quando Balbo gli chiese il suo nome per poterlo ricompensare, lui non glielo disse. Perché se c'era una cosa che avevano in comune i fratelli De Rosa, era la dignità. Lasciai questo mondo a 80 anni, il 4 di gennaio del 1933, con la mente annebbiata dalla demenza senile. Dietro alle spalle un'esistenza faticosa ma felice, e con la soddisfazione di aver lasciato dei bravi figli d'arte. Sopravvissi 5 anni a Raffaele. Me ne andai il 23 agosto a Rocca Federighi. Recitai fino all'ultimo, perché il calore e l'applauso del pubblico erano per me la migliore medicina. Finita la Seconda Guerra Mondiale, finimmo sfollati a Fossalta di Porto Gruaro. Però purtroppo durante il viaggio ci derubarono di tutti i nostri beni più preziosi. I bauli con dentro, i copioni, i costumi e i vestiti di scena e tutte le attrezzature di scena. Per questo motivo purtroppo fummo costretti a recitare nelle stalle. Eh sì, le stalle divennero il nostro teatro, dove in cambio della nostra arte offrimmo polenta e salsicce. Fui depennato dall'elenco dei sovversivi il 26 gennaio 1943. Ero finalmente tornato un uomo libero, proprio nei giorni in cui gli eventi della storia stavano per stravolgere l'Italia ed il fascismo. Questi 15 anni mi avevano profondamente cambiato. Cosa ero diventato non lo sapevo più neppure io. Capimmo ben presto che il teatro ormai era un'arte in declino. Se i nostri figli volevano una vita migliore, avrebbero dovuto trovare un mestiere, un lavoro. Facemmo di tutto per tenerli lontani dal teatro. Noi invece no, noi volevamo continuare, volevamo morire sul palcoscenico, come si addice ai veri figli d'arte. Durante la guerra fui internato in un campo di concentramento in Germania. Fortunatamente riuscii a scappare e tornai in Italia a piedi. Nostro figlio fu mandato in guerra e fu ferito in battaglia e dato per disperso. Noi lo credemmo morto per tanti mesi, ma quando un giorno ritornò a casa, Pietro appena lo vide svenne per l'emozione. E poi quando riaprì gli occhi, la prima parola che disse fu: meno male sei tornato, possiamo rifondare la compagnia. Però in Italia ormai era diventato impossibile lavorare. Così emigrammo in Svizzera, che divenne la nostra nuova casa. E lì, in Svizzera, morì. Trovavano più teatri, perché venivano tutti trasformati in cinema. La scelta era logica. Il cinema era la moda del momento, perché al cinema potevi ammirare bellissimi paesaggi, e noi, i nostri poveri fondali. Al cinema potevi ammirare donne bellissime, uomini meravigliosi, e no, noi poveri teatranti, con le parrucche usurate, i trucchi arrangiati e i vestiti consumati da anni e anni di rappresentazioni.
Trovammo dalla compagnia Rame il baraccone, un teatro smontabile in legno. Finito il ciclo delle rappresentazioni, si smantellava e si ripartiva. Fu una scelta obbligata di sopravvivenza, perché ormai i teatri liberi erano rari come le mosche bianche. Tornammo a recitare nelle piazze, però il trasporto, il montaggio e lo smontaggio richiedeva delle fatiche enormi. Il destino, nel suo ultimo capriccio, aveva fatto morire i fratelli De Rosa in un luogo diverso, lontano dall'uno dall'altro. Nessuno di noi, al momento di cui andar via, ha avuto il conforto di avere a fianco uno dei fratelli. In un certo senso, siamo morti da soli. Nessuno di noi ha avuto l'onore più grande per un figlio d'arte morire sul palcoscenico. Il rimpianto più grande è stato quello di non aver compreso fino in fondo il vero valore della nostra arte. La tormentata umiltà è stata anche la nostra forza, perché ci ha spinto verso il perfezionismo e il desiderio di superare tutti i nostri limiti. Possiamo dire di aver lasciato ovunque buoni ricordi. Abbiamo fatto piangere, ridere, sognare. Siamo stati bravi attori e abbiamo sempre rispettato le opere che abbiamo portato in scena, senza mai cadere nella volgarità e nel guittuno. Eh sì. Avevano davvero superato mille difficoltà, ma purtroppo nel 1955 alzarono le mani e si arresero definitivamente al progresso. Dopo il cinema arrivò la televisione e non poterono più proseguire. Fu la fine dei fratelli De Rosa. E ovviamente con la televisione arrivò Carosello, Sanremo, il musichiere! Riesce sempre a farci innamorare. Non ti fidare.
canzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu a ballo rock e roll, tu gioca a baseball, fai sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Grazie, grazie. Grazie, abbiamo il piacere stasera di avere in sala l'autore, l'autore di questo libro che vi presento qui e che è uno dei discendenti di questa famiglia. Se vuol venire su. Emozionato e ringrazio tutti. Il senso di questa storia è stato quello di riportare alla luce due cose: il mondo incantato e perduto del teatro itinerante, che non è lontano nel tempo ma è lontano nella memoria, perché è qualcosa di cui oggi si sa poco e niente, si ricorda poco e niente, e la storia di una famiglia che, vedete, è stata una famiglia molto particolare, perché in questi 7 anni di ricerca ho trovato testimonianze secondo le quali i De Rosa erano attori straordinari, avrebbero potuto raggiungere risultati i grandi palcoscenici e non ci sono mai riusciti per un motivo semplice, perché loro hanno sempre messo avanti a tutti una parola che oggi purtroppo non si sente quasi più: dignità. Loro non hanno mai chinato la testa e sono stati sempre dalla parte della povera gente e contro il potere e i soprusi. Però per loro era la normalità, non se ne sono mai vantati, non ne hanno, era una cosa normalissima. E la cosa assurda è che tutta questa storia non era conosciuta nemmeno a me, nipote di Armando De Rosa, e nemmeno a mio padre in gran parte, perché loro non volevano parlare troppo di questa cosa, e avevano un motto che diceva: il peccato più grande è annoiare. E quindi raccontavano pochissimo. Avevano paura di annoiare. Tutto quello che ho raccontato in gran parte l'ho scoperto da documenti, testimonianze, fonti storiche. Pochissimo è stato tramandato da loro. E l'ultima cosa che voglio dire, il mio alter ego bravissimo ha iniziato raccontando la lettera di Mary, la telefonata di Mary col plico, con la col passaggio di testimone. Sì, perché tutto poi si capisce nel libro. Sì. Allora io vi dico solo questo: quando il mio giro è finito, sono andato in Veneto a parlare con uno, con Dore De Rosa, figlio di Pietro, uno degli ultimi testimoni di questa vicenda, e ho parlato con Dore, ho raccolto del materiale, mi ha dato delle testimonianze. E poi sono tornato in albergo a Dolo. La mattina dopo, prima di partire, stavo pagando alla reception e ho visto una stanza nell'albergo che non avevo visto prima, vicino alla sala colazioni. Ho messo la testa dentro e cosa è successo? Che ho visto dei quadri alle pareti. Il proprietario mi ha detto: le accendo la luce, guardi pure.
e sono andato e c'erano i quadri di delle incisioni di Mario Dinon, il marito di Mary, il pittore della laguna. Non solo, ma queste incisioni non erano firmate Mario Dinon, erano firmate Mary De Rosa, perché le avevano stampate, riprodotte dopo la morte, e quindi era la figlia, la firma della moglie a testimonianza. Io, vedete, caso. Non sono una persona che crede nel paranormale, però mi piace credere che sia un modo messaggio per Mary di ringraziarmi di avere raccolto questa storia. Io ringrazio di cuore tutti. Grazie a tutti voi che siete qui oggi. È una giornata speciale, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Da parte di tutta la compagnia.